Amici e amici, bentornati su Secondo Tavo. Oggi continuiamo la nostra run di Stray, gioco del gatto, come potete vedere. L'ultima volta abbiamo trovato una cartolina, ci hanno detto a chi dobbiamo consegnarla, vediamo un pochino oggi che cosa succede. Allora, credo che non mi abbia tenuto gli ultimissimi minuti dell'altra volta quando abbiamo chiacchierato qua in giro, quindi richiacchierò super rapidamente e taglierò questa parte. Allora, ripartiamo da qui. So che dobbiamo andare là sopra. Vediamo un po' cosa possiamo trovare. Stiamo sempre su PS5, siamo nella versione PS5 del gioco. Come vi dicevo nell'altro episodio, mi piace molto l'atmosfera, bella la direzione artistica, anche l'uso del sonoro. Mentre lato gameplay vedo che è abbastanza basico, nel senso che ne parlavo anche nella live di Spazio giovedì scorso. Un essere infantile non ti farà male. Ne parlavo anche nella live di Spazio giovedì scorso e mi dà la sensazione che ad ora il gameplay sia girare la telecamera per capire verso dove premere X, per spostarsi, insomma. Vediamo adesso come se cambia qualcosa. A quelli lì conviene non rovesciare altri secchi di vernice, a Cosma andrà su tutte le furie. Grazie Zoe, sei stato illuminante. Proviamo a bussare qua. Anche Briciola bussa così. Sei uno di quei teppisti che giocano a tirarsi secchi di vernice sul tetto? Stammi la larga con la vernice, sono stufo di pulire il vostro casino. Ok. Sappiamo che c'è gente che si diverte con la vernice. E fin qua ci siamo arrivati. Cerco spartiti di ogni tipo per aggiungere un tocco di atmosfera, suoni di chitarra, chiunque li trovi può consegnarli di persona. Vivo accanto all'ascensore, Morusk. Vabbè, Morusk è il musicista che abbiamo visto. Vediamo un po' da dove salire. Non ricordo. RIP Humans. RIP Umani. Gli umani sono stati i primi abitanti di questo luogo, a quanto pare sono tutti morti. Come credi ci si senta a morire? Lo so, ho detto da me sciocco, ma avranno raggiunto la vera pace? Proverò pace una volta morto, non so cosa sia la morte per un AI. Scusami, non volevo deprimerti, proseguiamo. Sono un gatto, I don't care. Ho 9000 vite. Non esitare a chiamarmi in qualsiasi situazione, sono qui per aiutarti. Il guardiano ci ha suggerito di parlare con Momo in cima al grande edificio con l'insegna del neon arancione, la nostra unica pista per uscire da qui, sì, me l'hai già detto. Ah, si salva semplicemente la schermata, ok. Fa lore, immagino, avere queste robe qua. Va bene. Nell'inventario ho solo questa cartolina che devo far vedere a questo tizio. Ah, perché le usano. Mi pare avesse detto che le usano come valuta, giusto? Oh, ciao. Qual è il problema? Ok, mi ha inquietato un po'. Fine. Allora, io in teoria dovevo salire di là, mi hanno detto, no? Quindi vediamo se riesco a trovare il modo di fare il gatto e approfittare della verticalità di qua, poi di qua. E che c'avevo? Ecco, di qua magari no. E siamo già meno gatti. Perché figurati se quello si fa spaventare. Vediamo qua. Così. Allora, chi è che lancia la vernice qua? Che si stanno a incazzare al piano di sotto, eh? Ciao. Suonito. Quei cerchi di luce sono belli da vedere, ma un giorno voglio vedere il cielo, quello vero. Ah, ecco, l'altro giorno non capivamo. Che dicevo, ma se siamo così sottoterra, perché hanno il cielo? Non è il vero cielo, ok. Va bene, suonito. Grazie per questa cosa illuminante. Andiamo qua. Ah, lì c'è un portagatti, attenzione. Ciao. Ah, ma sei tu quello che lancia la vernice?
Cosa fanno, scusate? Ah, ok. No, io pensavo se la lanciassero a caso. La lanciano per spostarle, è una roba logistica in realtà. Piano, devo concentrarmi, non voglio rovesciare un altro secchio. Beh, makes sense. Se mi agolo le faccio sbagliare, così, per fare il gatto dispettoso. Ora mi prenderanno a bastonate, tipo. Ops. Potevi darmi un trofeo per questa cattiveria gratuita, eh? Allora, dall'altra parte come ci si arriva? Vediamo un po'. Sono 70 gradi oggi. Sono congestionata in un modo che non avete idea. Forse si sentirà dalla voce. Allora. Ci avevano detto di venire qua, no? Con l'insegna gialla lassù, quello è il palazzo con l'insegna gialla. Ah, quindi forse devo andare ancora più su. Vediamo se ci riusciamo da qua. No. E qua non posso arrampicarmi più perché il gioco ha deciso così. Qua. Sì, qua sì. Alright. Andiamo, amico micio. E siamo dentro, ok. Ciao. Non, ok, nessun commento, niente da dire, va bene. Guardiamo la sua casa prima, allora. La foto come la nostra. La città ha una forma cilindrica del diametro di 450 metri. C'è un livello al di sopra del nostro. La città dovrebbe terminare con un soffitto. Se c'è da credere ai miei libri, un immenso cielo azzurro nascosto al di là. Ah, quindi sta studiando la struttura della loro città per immaginare cosa c'è sopra, sulla base anche di quella foto. Qui abbiamo una mucca. Chiameremo Carolina. Qui abbiamo una band, Metallic. Più Metallic, che sono chiaramente i Metallica di questo mondo. Poi cosa abbiamo? Ah, c'è una pallina. Beh, scusa, sono un gatto. Cosa vi ti aspettavi facessi? Adesso ti distruggo il tappeto prima di tutto. Non so se mi darà un trofeo alla fine per aver distrutto tutti i tappeti. No, ho rifatto questa cagata che ho i controlli al contrario. No! Aiuto! Oh. Se lascio il frigorifero aperto qua. Ah, ammazza come ci tiene quella foto. Non c'è altro. Qua. Distruggergli anche questo muro. Così. Va bene. Vediamo qua. Ah, era il bagno, tipo. Ma che te ne fai del bagno, scusami? Ah, perché prima ci abitavano gli umani, Stefania. Cacchio, le basi, eh. Capito che non è stata la notte più leggendaria della tua vita, in quanto a sonno, però. Allora, abbiamo trovato uno spartito, quindi in teoria potremmo darlo al musicista che ne sarebbe tanto contento. E tra l'altro mi ricordo che pure il venditore che c'era giù, in cambio di qualcosa, poteva vendere degli spartiti. C'è la foto di un uomo, che magari era quello che abitava in questa casa prima. Piace tantissimo come hanno fatto la tenda. Back home. Oh, Back Home 2, ricordo questo videogioco. Sono stato creato poco prima della sua uscita, mi pare, non ricordo esattamente. Con lo scienziato passavamo molto tempo a giocarci. Era divertente, mi manca. Perché non riesco a ricordarne il nome?
Beh, c'è scritto Back Home 2. Ah, non riesci a ricordare il nome dello scienziato, forse. Ha senso. Immagino abbia senso se non ricorda il nome dello scienziato. Allora, vediamo qua. Huracan Problem Season 1. Ok, quindi quella era una serie, tipo. E ha un sacco di foto qua di... c'è un po' di differenza, tra il mondo a cui... Ah, questo sono io senza occhiali. Fantastico, il gatto vede come me. Oh. Tra il mondo a cui anela e il mondo dove si trova. Tra l'altro ci sono io lì perché c'è un gatto davanti a quel cancello, va bene. Vediamo un po', non c'è altro. Oddio, li ho fatti cadere io, vero? Non si fanno queste cose ai libri, micetto. Qua va bene tutto. Oltreggiose. Alright. Voglio spaccarti la TV col tuo bacca catodico. Ah, questa è una famiglia robot, letteralmente. Quello è lo scienziato? Penso proprio di sì. Vabbè, parliamogli, vediamo che succede. Non funzionerà mai. Ah, questo ovviamente mi chiederà di portargli qualcosa adesso. Perché li ho lasciati partire? Adesso sono tutto solo. E tu cosa vuoi? Allora, voglio farti vedere questo. È una foto dell'oltre. È lì che vuoi andare? Dal caso non disturbarti, è una perdita di tempo. Non porta altro che solitudine e disperazione. Guardate la faccia. I miei amici covavano il tuo stesso sogno. Adesso loro scomparsi e io sono rimasto solo. Immagino non volesse parlare davvero così e ci sia un errore di localizzazione. Non so dove siano finiti, ho provato a contattarli, ma quel di ricetrasmettitore non funziona. Io e i miei amici tenevamo dei resoconti delle nostre ricerche sull'oltre. Tieni, prendi il mio se hai tutta questa voglia di andarci. Taccuino di Momo. Dovrei sbrigartela da solo, ho chiuso con l'oltre. Buona fortuna. Vabbè, sei troppo impegnato a aggiustare il decoder digitale terrestre. Momo sembra molto triste, gli mancano i suoi amici. Diamo uno sguardo al taccuino che ci ha dato. Il motto degli oltreggiosi: dobbiamo andare oltre a ogni costo, dobbiamo proteggere i nostri fratelli e sorelle, dobbiamo restare alla larga dagli Zurk. È firmato Clementine, Sbaltasar, Doc, lo scienziato, e Momo. Sembra che il nome di Momo sia stato aggiunto in un secondo momento. Credo che dovremmo trovare gli altri taccuini. Una parola, insomma. Ce li avrà qua? Allora, abbiamo spartiti i taccuini. Questo immagino mi dica la stessa cosa se lo esamino. No, neanche. Mazza quanto è grosso! Stichezze. No, volevo. Non mi ricordo come si parla con. Era con destra e sinistra, no? Così, ok, con giù. Momo ci ha dato il suo taccuino. Troviamo gli altri tre. Ci aiuteranno a raccogliere informazioni sull'oltre. Dobbiamo perlustrare ogni appartamento abbandonato della zona. Dovrebbero essere tutti visibili dai tetti. Cerca il simbolo degli oltreggiosi, che è questo qui. Ok. Potrebbe essere venuto il momento di iniziare a giocare con gli occhiali. Allora, qua non c'era nulla, qua è chiuso. Qui non c'era una finestra, mi pare, no, non c'era niente, quindi ce ne dobbiamo andare fuori. Ciao, mamma! See you! Il simbolo sul muro corrisponde a quello sul taccuino. Dove lo vedi sul muro, scusami? Dove sta? Dove sta? Ah, là in fondo, ok. Vabbè, grazie. Si direbbe un indizio. Allora, usiamo il portagatti. Zan zan. Bellissima questa cosa. Quindi, anche se questi sono robot che in teoria sono programmati per stare dove stanno, immagino, e non per avere desideri simili umani, qualcuno non è contento di quello che ha, che effettivamente in alcuni tratti è indesiderabile. E vuole andare in questo fantomatico oltre, che loro non sono neanche convinti che sia raggiungibile. È una roba molto umana per essere anelata da dei robot che in teoria sono macchine. Vediamo un po', questo pure è il grammofono. Ciao.
andiamo sul tavolo. Sto riuscendo a trovare un pochino di tempo per giocare per piacere. Ultimamente ho iniziato anche a Dusk Falls. Ah, spartito, ce lo prendiamo. E mi sta piacendo, voglio continuarlo. Tra l'altro ho finito questi giorni un gioco di cui troverete la recensione tra qualche giorno su Spazio Games, ovviamente. Mi è piaciuto. Ho giocato Xenfree. Sto cercando di accorciare un po' un backlog di cose brevi, perché poi se inizia uno di quei giochi titanici faccio in tempo a giocare solo quello. Prendi il taccuino di Clementine. Ok, siamo da Clementine. 4 di 4. Il taccuino di un'altra Jaws, lo stesso simbolo di quello datoci da Momo. Sembra appartenere a una certa Clementine, che è in The Walking Dead. Va tutto... No, aspetta, va tutto secondo i piani. Siamo riusciti a contattare il livello superiore prima che il ricetrasmettitore si guastasse. Si trovano in un luogo chiamato Infracittà, che a quanto pare è sottoposto a un qualche regime oppressivo. Prima ho parlato con Momo, i suoi occhi, conosco quello sguardo. Non verrà con noi. Troviamo gli altri taccuini. Quindi Momo ha scelto di rimanere qua, però adesso è triste perché tutti gli altri sono andati. E non sa se ce l'hanno fatta o sono andati letteralmente, cioè rip. Allora. C'è altro da Clementine, a parte distruggerle il divano. Ecco appunto, e anche la casa. Questa finestra non si apre, hai... La tenda fatta a punto croce, stile casa della nonna. Allora. Beh. Beh, diciamo che gli piaceva far notare le loro case agli oltreggiosi. Siamo a due taccuini, ne mancano altri due. Dobbiamo perlustrare ogni appartamento abbandonato. Blablabla. Ok. Parmi sì. Comunque quello di Momo non era indicato. Scusate, mi state prendendo in giro? Vediamo un po'. Vediamo un po'. Dobbiamo salire dall'alto. Cioè, secondo me guardando dall'alto è un po' più facile. Vediamo se... Qui non posso andare più su. Proviamo da qua. Aspetta, 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 torna lì. Che ci stava? Un altro spartito, la grande. Allora. Oh, qua non ci entra. Cioè non ci sale, qua non ci entra, immagino. Vediamo. Cos'è quel rumore alla porta? Probabilmente niente. Bah, sì, insomma. Adesso non è che dovete sminuirmi così, eh? Lì c'è qualcosa di azzurro, ma... Mazza, sta messa a fuoco. Ma non mi sembra un simbolo... Ah, lì ce n'è uno, eccolo là. Andiamo là. Allora. Du-du-du-du-du-du. Ciao. Oppala. Come dicono i vecchi, oppala. Ah, prendiamoci anche questa. Dato che la usano come valuta. Notare il micio che sa precisamente cosa premere. Mi piace un sacco sta cosa. Allora, proviamo qui. Qui c'era un salottino all'aperto. Fa un po' bassi fondi di Night City. In effetti è una città cyberpunk. E qua, eccolo qui. Sei uno degli oltreggiosi. E io ti oltreggio la casa. Oddio, è un topo di biblioteca, amo tutto. Ma che roba. Pure col pianoforte. Best casa. Come potenziare l'intelligenza artificiale fino a raggiungere la creatività di un vero umano, volume 42. Ecco, io penso che questo sia esattamente quello che è successo. Che, cioè, in teoria un'intelligenza artificiale non dovrebbe essere abbastanza senziente ad avere desideri. Che è un po' la roba distopica di cui si è parlato queste settimane, con l'AI di Google che si diceva che è diventata senziente, diceva di avere paura di essere disattivata, cosa del genere.
normalmente l'AI no, non è programmata per fare quel tipo di ragionamenti. Quindi questi se hanno messo a rischio tutto quello che avevano perché volevano raggiungere l'oltre per un mondo più bello, stanno già lavorando un po' come umani. Noi siamo eternamente insoddisfatti e cerchiamo qualcos'altro. Hey Doc, ho trovato le chiavi della tua cassaforte e ti conviene starci più attento. Ah, seppellire la cassaforte dietro un mucchio di libri non è sufficiente. Jess è la bibliotecaria. Vabbè, ovviamente è casa di Doc questa, no? Con tutti sti libri. Dunque, seppellire la cassaforte dietro un mucchio di libri. Allora, facciamoci un giro. Spacchiamo il divano, ovviamente. Ah, sento male per lui. Vediamo un po'. Carina la musichetta, spero si senta. Ah, qua ci sono. C'è lo schermo che ancora va. Non so da quanto manchi, Doc, da qua, eh. Ah, li fa cadere pure toccando. No, che brutto far volare via i libri, però, eh. Sarà contentissimo se quando tornerà, eh. Facciamoli cadere tutti. Abbastanza chill comunque. Sarà che mi piace frugare i libri, quindi questo momento è super chill per me. Bene, ho buttato tutti i libri assolutamente per nulla. Allora, qui avevamo trovato le chiavi, giusto? Di là cosa ci diceva? Ah, che stava sviluppando un AI. Ah, eccola qua la cassaforte. Che stava sviluppando un AI un po' umana, ecco. Che immagino potrebbe essere anche B12, eh. Voglio usare la chiave della cassaforte che è qua. E abbiamo trovato ultimo lavoro, un altro taccuino. Sembra appartenere a un certo Doc. Dopo settimane di ricerche ho assemblato uno spettrometro e una potente lampada UV. Con questo dovremmo riuscire a respingere gli Zurk durante la nostra fuga. Il primo tentativo è stato esplosivo, forse dovrei collaudarlo sul campo. Troviamo gli altri taccuini. Non prendiamo altro? Tipo il gattino che stava lì? No, niente. Ci piaceva, scusami. C'è qualcosa lì sopra. Come ci si arriva lì? Mi ha preso in giro? Non mi ha preso in giro? Un pochino, sì. Vabbè. Probabilmente non c'è altro. Andiamo fuori e vediamo dove potrebbe essere l'altra casa. No, no, non volevo scendere, volevo. Allora, amicetto. Lì. Decisamente lì. Ma forse lì è da dove sono arrivata. È quella con l'insegna gialla? Solo che da qui non vedo l'insegna. Andiamo a vedere. Andiamo a vedere. No, bugia. Quella con l'insegna gialla era questa. Quindi quella lì. Ok. Vamos. L'altra era lì. Beh, sì, erano una su ogni lato, ha molto senso. Magari devo giusto capire come arrivarci. Da là. Decisamente da là. Allora. Così. Poi da qua andiamo qui. Ed eccoci qua. Hello, hello. Riserva elettrica, uso ventilazione. Ok. E se togliessi la batteria, immagino che la ventilazione si fermerebbe e mi hai aperto qualcosa, giusto? Giusto.
Ciao. I gatti trovano sempre il modo di entrare. Foto varie. Casa abbandonata da un po', direi. Oddio, ho fatto volare via il taccuino. Sì. C'è chiaramente Baldassarre, Sbaltazar. L'ultimo taccuino, finalmente. Sembra appartenere a un certo Sbaltazar. Ogni traccia di organismi viventi è scomparsa, a eccezione dei cosiddetti Zurk. A quanto pare, divorano qualsiasi cosa si muove e si riproducono a un ritmo inimmaginabile, come se essere bloccati in questa città non fosse già abbastanza dura. Oh, c'è un appunto in questo libro. Dice: ho trovato una falla nella progettazione del ricetrasmettitore, ma credo di aver capito come rimediare con l'equazione. Con questo dovremmo poter aiutare Momo con la riparazione del ricetrasmettitore. Se può comunicare con i livelli superiori potrebbe aiutarci nella scalata. Mostriamogli cosa abbiamo trovato. Allora, praticamente qua la chiamata al viaggio del nostro eroe, che è il gatto, è il fatto che sia caduto qua. E la sua missione è andarsene. Insperatamente, per riuscire a tornare nel mondo da dove veniva prima. Oh shit. Ha trovato l'aiuto di questo drone. E ha scoperto che qui giù ci abitano delle persone, il che è intrigante. Persone? Ci abitano dei robot. Allora, l'insegna gialla è lì sopra, quindi è lì che voglio andare. Hello, Momo. Where are you? Allora, andiamo da qua. Eccoci qui. Ciao, sono tornato, sono l'amico tuo. Ti ho portato una cosa, anzi quattro. Ehi, micetto, sei ancora a caccia di quegli inutili taccuini? Sì, li ho trovati tutti. Tipo. Oh, hai trovato gli appunti di Clementine, era coraggiosissima, sai, la più audace che abbia mai conosciuto. Ok, voglio vedere cosa dice di tutti. Quello di Doc. Apparteneva a Doc, era fissatissimo con l'elettronica e compagnia bella, era sempre sul punto di una scoperta sensazionale. E invece, se ti faccio vedere l'ultimo, dove c'era la scoperta. Eccolo qua. È il taccuino di Sbaltazar, vero? Il più del tempo non capivo di cosa parlasse, ma era molto saggio. Aspetta! Hai davvero trovato i taccuini di tutti i miei amici? Cos'è quell'appunto? Il ricetrasmettitore può essere riparato, ma è incredibile! Ciò significa che dovremmo riuscire a comunicare con chi è al di fuori dei bassi fondi. Clementine, Sbaltazar, Doc, mi dispiace di aver dubitato della nostra causa. Ve lo prometto, troverò un modo di arrivare in superficie. Ti ringrazio. Forse troveremo un modo di raggiungere i livelli superiori. Adesso ripariamo questo catorcio di ricetrasmettitore. Ok, mi fido. Provo a fidarmi. E voilà, funziona. Vieni con me. Va bene. Proviamo. Prima ti romperò il tappeto. Così. Ciao. Lassù, vedi quell'edificio che svetta sugli altri? Se installi il ricetrasmettitore sul punto più alto della torre, dovremmo poter comunicare con l'intera città. I miei amici potrebbero essere ancora là fuori. Se esiste una via d'uscita, loro sapranno qual è. Nuovo oggetto ottenuto, ricetrasmettitore. Sei l'unico abbastanza minuto e svelto da poter eludere gli Zurk. Oh, quindi ci sono gli Zurk lì. Abbiamo bisogno di te, piccolo oltraggioso. Portaci sul tetto del mondo. So già che me ne pentirò. Bene, piazziamo il ricetrasmettitore in cima a quel grande edificio. Quello. Oh, shit. È davvero in alto. Alright. Andiamo con il nostro trasportagatti. Vediamo un po'. Sui tetti. Direi. Beh, è lì. Se mi hanno detto sei l'unico che può eludere gli Zurk, io mi aspetto brutte sorprese. La domanda è perché? Perché alcuni hanno sentito la necessità così impellente di provare ad andarsene? Al punto da... Vedete come stava vivendo Momo? O da prendersi il rischio? E altri invece... Cioè, per carità,
È come se fossero persone diverse, lo capisco. Altri invece sono così sereni di vivere qua, o almeno pare che si accontentino di vivere qua. Proprio a dimostrazione del fatto che non sono solo antropomorfi. È proprio che si comportano come umani e si differenziano anche come se fossero umani. Non starete salendo qua, stupidi Zurg, ok? L'antenna è là sopra. Tornano i vibes da Karnaca, come vi dicevo. Quella città magnata dalle uova di cose. Qui però non posso andare. Mi sono chiusa? Lì sopra. Qui? No way. Stupidi, essere insignificanti. Sparite. Via. Allora. Quella trave. Quella trave. Mi permetterà di attraversare? Penso di sì. Così. E qua. Mi sto facendo venire il mal di mare, temo. Qua c'è un ricordo? Sì. Allegro lampeggio mi dà un fastidio. La città è disseminata di neon. Non è stato sempre così. L'elettricità era rigorosamente razionata, soprattutto nei bassi fondi. Ma la gente non sopportava il buio perenne. Un giorno qualcuno accese delle luci arcobaleno, lampade a neon tutto intorno a casa. Questo qualcuno fu portato via e mai più rivisto. Ma le persone videro un barlume di speranza e da lì a poco tutti presero a decorare le proprie case con luci appalate. Gli oppressori non poterono farci niente. Per la gente era un modo di rivedere i colori che riavvivavano l'oltre. Credo, non ho gli occhiali, eh. Ravvivavano era ovviamente l'oltre. Credo fosse consolatorio. Quindi questo è effettivamente un mondo così opprimente, considerando che è sempre buio, che perfino mettere delle insegne era un moto rivoluzionario perché stavi portando della luce e c'era un regime che cercava di impedirlo. Triste e interessante. Proviamo qua. What now? L'antenna è lì sopra. Aspetta, aspetta, aspetta. È quella la trave, quindi per salirci. No, aspetta. Posso entrarci? Sì, come l'altra volta. Facciamo così. A posto, basta che cadiamo di sotto, eh. Micetto, micetto. Adesso andiamo di qua, perché noi non abbiamo imparato nulla dal dove siamo caduti a inizio gioco. Yuck. Guarda come sono proprio circolari, come se fossimo dentro una sfera. Ecco perché diceva la città ha una forma cilindrica. Cioè si vede proprio che è una roba geometrica. Sembra di essere in una di quelle specie di palle di neve. Che strano. Quelle palle di vetro, dicevo, che le agiti e casca la neve, no? Come se fosse tutto un grosso diorama distopico. Qua. Allora, da lì siamo scesi, giusto? Sì. No, da lì siamo scesi. Stefa, le basi, eh. Chiudi, 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 chiudi tutto. Oh. Perfetto. Solo che qua è aperto. Maledetti. Cazzo. Qua non ci salta, qua nemmeno. Fuck you. Potrebbe essermi uscito un cazzo di troppo, immagino, ecco. Che detto così sembra tutta un'altra cosa. Se qui li facciamo entrare e io spunto di là e qui siete chiusi.
Perfetto. Adesso per andare là, perché chiaramente il gatto salta di 70 metri da un tetto all'altro, ma per salire lì ha bisogno del barile. E portiamo sto barile allora. Ok, poi. Ma era già qua. Sì, e il problema è che non ricordo quale fosse l'edificio. È quello. Non questo dove sono già. Penso. Credo. Forse. Immagino. No, no, è questo, ok. Questo qui. Oh, immagino che ci saranno un po' di guai qua dentro, eh. Ma noi siamo gatti e possiamo passare dai condotti, forse. Spero. Giù. E via. Ok. Oh, sta peggiorando la situazione in interni, eh. E ho anche meno scappatoio, ovviamente. Sta arrivando di tutto, penso, dai suoni, eh. What? Ma questa è tipo l'orda di topi di A Plague Tale. Oh, God. Fuck. Ecco, via. Sparite. Venite qua, vieni. No, non così tanto, non venite qua così tanto. Fuck. Certo che voglio ritentare. Non sono riuscita ad essere abbastanza veloce. Volevo salire nel... in quel passaggio lì accanto. Allora. Ah, il checkpoint li mette vicini comunque, visto che non mi era ancora capitato di morire, non l'avevo visto. No, ma non ci sale proprio lì, tra l'altro. No, non mi mette manco la X per provarci. Sto sbagliando qualcosa. Questo è quindi il primo momento in cui mi incazzo maledettamente col gioco, immagino. Allora, ragioniamo. Gatta sul tetto che scotta, ma che è? Allora. E dove altro posso andare se non lì? Pieno di quegli schifosi. Non posso arrampicarmi in posti più alti? Qui ci salgono. Ci salgono? Sì che ci salgono. Sì, vabbè, mi ammazzeranno di nuovo. Chiacchierone, immagino sia perché ho miagolato a morte. Ah sì che ci saliva lì. Gli mortacci vostri della X che non mi mettevate. Salita assolutamente per niente, ma dettagli. Ok. Questo l'abbiamo fatto. Il problema è cosa dovremmo fare adesso. Sto dicendo un sacco di parolacce. Bambini, se state guardando questo video per godervi il gioco dei gattini, non ripetete niente di quello che dico. Che è un po' Peggy 18 a tratti. Allora, qua c'è di nuovo una roba per hackerare la porta. Se apro, escono qui. Ma qual è il mio vantaggio? Fammi vedere dove torna. Assolutamente nessuno. A poter salire là. Ok,
chiudo dentro. Qual è l'altro lato della porta che posso... Capisco il vantaggio. Vediamo un po'. Se invece la ignoro e basta... C'è un ricordo qua. Neko Corporation. Neko Corp. E ciù? Scusate. Si occupavano dello smaltimento dei rifiuti. Beh, vedo che hanno lavorato bene. Siamo pieni fino all'orlo. Quando la spazzatura dei livelli superiori cominciò a subissare i bassi fondi, provarono a sviluppare un batterio in grado di dissolverla. Dopo l'estinzione della razza umana, il batterio mutò, crebbe divorando molto più che la spazzatura. E così adesso abbiamo gli Zurg. Ah, questi sono i Faro Industries di Stray. Andiamo. Quindi i signori Neko Corporation, che a questo punto potevano pure chiamarsi Necro Corporation, hanno fatto questo macello qui giù. Molto interessante la sfumatura di critica sociale, uno per il fatto che siamo ridotti così perché, surprise surprise, non siamo riusciti a gestirci la spazzatura, e due, siamo ridotti così perché gli altolocati scaricavano sui bassi fondi. La chiave è chiaramente qui. Se io salgo qua e li faccio uscire, posso spostare il barile per salire in quelle travi. Ok, ci sono arrivata, ci sono arrivata. Sono sudata fradicia, c'è un caldo terribile. Però devo essere veloce. Quindi, vai, vai, falli uscire. Adesso però mi mangeranno, tipo... Mi manca metà del piano. Infatti. Non c'è un'altra porta dove chiuderle, sti stronzi? Oddio. Vabbè, chiudiamola intanto che lo sposto un po'. Ok. Oh, stai fermo là, oh. Non so dove si siano incastrati, ma sono felicissima che sia successo. Ok, oh. Ce ne sono altre. Ce ne sono anche altri. Vediamo qua come proseguire.